nuovi microfoni, quindi cerchiamo sempre di migliorare il materiale che abbiamo a disposizione per fare in modo di offrire il miglior servizio possibile, alzare sempre di più la qualità delle nostre dirette. E quindi oggi faremo insieme una chiacchierata che ci aiuterà a sostenere questo allenamento molto interessante, molto divertente, ma anche molto impegnativo, che rappresenterà una quota, diciamo, di circa un quarto d'ora, poco più, nell'arco di questa settimana da passare a intensità intorno alla soglia, insomma, in modo da tenere un minimo di stimolo anche in questa zona, anche solo se giustamente in questo periodo per pochi minuti. Il lavoro sarà strutturato in un riscaldamento, come sempre, in leggera progressione, e dopo avremo tre blocchi identici di simulazione di salita. Ogni salita sarà divisa in tre fasi a intensità crescente, ma durata decrescente, e quindi avremo 5 minuti a intensità di zona 3 alta, intorno a un 90% della soglia, un minuto di recupero, 3 minuti intorno al 102%, un minuto di recupero, 2 minuti al 105%, con la 30 secondi di sprint finale, un recupero di circa 3 minuti, e poi ripetiamo la simulazione di salita altre 2 volte. Quindi in tutto abbiamo un'ora di lavoro dedicato alla salita, lavori che di solito con voi non faccio quasi mai, essendoci il lunedì e il venerdì, quando facciamo lavori completamente diversi. Quindi starò in scia al nostro Simone, che invece è l'esperto, è il nostro esperto dei mercoledì mattina. Mi sembra che tu abbia già fatto questo allenamento. Ah sì, assolutamente, l'ho fatto diverse settimane fa e lo ricordo molto bene, devo dire. È stato veramente, diciamo, impegnativo, ma allo stesso tempo divertente. Insomma, un'ora sul nostro ciclo mulino, devo dire che è volata, quindi ci sarà da divertirsi anche oggi. Non so se stavo sempre io davanti a tirare, ogni tanto darò il cambio a Paolo, lo premetto, devo dire che anche lui non scherza in bici. Cosa dice Paolo? Andiamo a salutare chi si è collegato, chi è con noi su Zwift. Vedo che oggi c'è un bel gruppo con noi. Allora, io ce l'ho un po' più vicino, saluto Marco, Enrico, Filippo, Justin, Andrea e Ilari. E poi abbiamo anche qualcuno collegato tramite Zoom, che è un po' lontano e che non riesco a distinguere, ma saluto anche tutti i collegati, esatto, che ascoltano la nostra voce e il nostro teatrino, come si chiama. Esatto, quindi benvenuti, benvenuti ancora. Oggi, come vi diceva, non ci sarò solo io, mi aiuterà un attimo, ci aiuteremo a vicenda a tirare un po' il fiato nei momenti più difficili, ci daremo il cambo. Come spesso succede, io di solito, Paolo, do qualche consiglio a chi pedala con noi, magari do qualche consiglio, poi
sicuramente tu con la tua esperienza potrai dare qualche consiglio più approfondito per gestire al meglio l'allenamento. Io consiglio sempre, specialmente in queste giornate dove la cadenza diventa importante, quindi come sai bene anche tu, se andiamo a fare un lavoro di questo tipo a 90 RPM invece andiamo a farlo a 60, sicuramente cambierà il lavoro che stiamo facendo. Quindi quello che consiglio è quello di controllare sempre la cadenza che stiamo erogando, quindi ogni tanto do un occhio alla mia cadenza e cerco di rispettare il target richiesto. Nei momenti sarà un po' più facile, in altri ovviamente un po' più difficile, ma quello che consiglio sempre è di cercare di rispettare il target. La parte interessante dell'allenamento sarà soprattutto il tratto finale, quindi gli ultimi due minuti, che non solo saranno a fine di questo, di ciascuno dei tre blocchi di salita, saranno i due minuti più intensi, ma saranno anche seguiti da uno sprint la cui importanza è quella di allenare la nostra capacità a cambiare marcia, quindi a riuscire, nonostante il momento di stanchezza, a cambiare ritmo, anche se per pochi secondi, anche se 30 sono pochi relativamente, dando un'ulteriore variazione di intensità, che è quello che succede normalmente sulle salite che vediamo magari nelle gare in bici, nelle tappe dei giri più lunghi, dove nonostante il ritmo sia molto sostenuto c'è qualcuno che, per riuscire a prendere il comando, a vincere, comunque deve riuscire a cambiare ritmo, scattare, riuscire a ottenere quel qualcosa in più che gli permette di fare la differenza. E quindi è uno stimolo che dobbiamo allenare anche noi, quindi capacità comunque di riuscire a gestire la nostra pedalata ed essere in grado di dare quel qualcosa in più quando serve. Esattamente, esattamente. Quindi diciamo che avete una, diciamo, chiara l'idea di quello che dovremmo andare a fare oggi con le cose un po' più difficili da fare, cosa controllare. Quindi direi che siamo praticamente pronti ad iniziare davvero il nostro allenamento. Ormai ci stiamo scaldando da più di 8 minuti e non tra poco iniziamo il nostro primo blocco di lavoro. Siamo nell'ultimo blocco di riscaldamento, dopodiché avremo due minuti di relax e quindi iniziamo con la prima salita. Siamo intorno al 70% della FTP e la richiesta è quella di stare sulle 100 RPM. Così facile non sembra, ma anche nel riscaldamento partire subito con una cadenza così alta non è così semplice, però come se spesso accade nei nostri allenamenti, partiamo subito da una cadenza alta, anche perché poi questo può aiutarci anche su strada, non è vero? Se ci abituiamo a lavorare con una buona cadenza, poi anche su strada sicuramente troveremo degli ottimi benefici. Sì, perché
la cadenza è uno di quegli aspetti tecnici della pedalata che dobbiamo curare, e questo significa non solo tenere la cadenza elevata in uno sprint o in una fase ad alta intensità, ma acquisire la capacità di controllare bene i nostri pedali anche a intensità più basse. Ed è questo che poi ovviamente ci permetterà in ogni situazione di saper trovare il livello di cadenza ottimale e di saperlo anche gestire in salita, in discesa, in piano. Però è importante trovarsi a suo agio nel range più ampio possibile di cadenza, e oggi andremo a fare anche questo, con tratti di salita a 70 rpm o tratti come questo o come gli sprint da fare a cadenza molto elevata. Esatto, intanto manca poi circa 1:30 e concludiamo questa prima parte di riscaldamento a 100 rpm, poi come dicevi tu avremo gli ultimi 2 minuti facili. Intanto premetto che prima di iniziare Paolo mi dice: guarda che ti farò delle domande, tieniti pronto. Quindi da un lato non vedo l'ora di iniziare il blocco impegnativo, così avremo entrambi meno fiato, potrebbe essere una scusa, però io mi tengo pronto, nel caso io sono pronto a rispondere. Io ovviamente, andando a valorizzare la mia reputazione, se gli farò una domanda gliela farò all'inizio dell'ultimo tratto da 2 minuti, insomma, in modo da metterlo in difficoltà e da poterlo attaccare sulla salita. Ma quello che non sai è che anch'io potrei fare a lui delle domande e magari gliele farò nel terzo blocco al termine del secondo minuto, quindi ci sarà da divertirsi. È una minaccia non credibile, perché visto il diritto di anzianità Simone avrà sicuramente rispetto vedendomi in difficoltà, magari facendoti una domanda facile, ma non so se non te la farò la domanda. Dai, gli ultimi 2 minuti in agilità, come ci diceva Paolo, abbiamo ridotto la nostra percentuale di FTP, quindi sentite proprio una minore resistenza nelle vostre gambe. Il ciclomulino ha ridotto la resistenza, però vedete che la cadenza richiesta è sempre oltre i 90 rpm. Ancora 1 minuto e mezzo di relax. Intanto facciamo tutti i complimenti a Simone per la sua nuova divisa, perché col gorilla anche lui fa la sua figura. Ho preso 5 watt di FTP, non ditelo troppo in giro. Da migliora anche il CX, quindi migliorerà ancora suo scivolamento. Diciamo che sto facendo tanto indoor, quindi quello che usiamo in piscina per il telefono. Intanto ci siamo, poco più di 30 secondi per iniziare il primo blocco di lavoro. Ve lo ricordo, l'ultima volta 5 minuti a una cadenza alta, un'intensità abbastanza alta, 1 minuto di recupero facile, recupero attivo, 3 minuti riducendo la vostra cadenza e poi alzando l'intensità della vostra potenza, quindi dei vostri watt nelle gambe, ancora 1 minuto di recupero e poi blocco più timuto, 2 minuti più 30 secondi. Iniziamo ai 5 minuti.
qua diciamo che stiamo salendo una leggera collina, ma poi io vedo già l'avanti, la salita vera e propria, non è tanto così, non è lontana. Sì, dobbiamo immaginarci questa salita come una salita esponenziale, quindi che diventa sempre più ripida man mano che si sale. Esatto, controllate sempre bene la cadenza. Quello che mi sento sempre di consigliare a chi ci segue al mercoledì, siccome è un lavoro dove si protrae la fatica per tanto tempo, di gestire le parti iniziali del nostro allenamento, perché siamo abbastanza freschi, riposati, quindi abbiamo energie, gestiamo, controlliamo la nostra parte di lavoro iniziale, perché poi dopo sicuramente la fatica si farà sentire. Già in scia Paolo, neanche a farlo apposta, iniziata la salita subito dietro, ma alzerò subito il gomito tra poco, chiederò subito il cambio. Questo tratto non è in teoria molto impegnativo, ma fatto così tra 90 e 95 RPM diventa molto più complicato. È proprio un falso piano a salire fatto ad alta intensità di cadenza. Esatto, tanto la prima metà abbiamo già portato a casa, quindi continuiamo così assieme, tutti assieme su Swift o anche su Zumba per i successivi 2 minuti, poi avremo giusto il tempo di rifiatare un attimo e poi dovremo ripartire subito. Quando si va in salita, Paolo, io consiglio sempre, specialmente se la salita è lunga, a volte involontariamente si tende ad alzarsi, abbassarsi sui pedali. Quando si fanno questi tipi di lavori io consiglio sempre di rimanere seduti sulla sella e composti col corpo, cercando di sciogliere il più possibile anche la parte alta del nostro corpo, come il ciclismo ovviamente è fatto sugli arti inferiori. Diciamo, avere degli arti superiori rigidi potrebbero solo farci fare più fatica. Alzarsi in piedi deve essere una scelta limitata a quei tratti in cui ci serve il peso del corpo per salire, quindi quelli davvero molto ripidi o in una gara di ciclismo, nel caso in cui vogliate repentinamente cambiare marcia, e allora posso sfruttare per pochissimi secondi il peso del corpo. Se lo faccio, non solo ovviamente faccio fatica, ma le pulsazioni si alzano notevolmente e con lui lo sforzo percepito. Quindi in queste salite rimaniamo seduti e troviamo il passo giusto e regolare per affrontarle. Esatto, quindi la pensiamo uguale. Questo. Qualche secondo e andiamo nel nostro minuto di recupero. Qui, come dico sempre, è bene controllare la cadenza ma evitare
piccole pause dove interrompo la mia pedalata pensando che possa aiutarmi nel recupero. Invece quello che consiglio sempre è di continuare a pedalare. Intanto sappiamo che la nostra resistenza sul ciclomulino diminuisce, cerchiamo solo la cadenza e sentiremo che la resistenza sarà minore. Adesso stiamo per entrare nel secondo tratto di salita, che è fuori soglia leggermente, 102%, però andrà sviluppato con una cadenza più bassa, quindi l'intensità è superiore ma il lavoro è completamente diverso. 3, 2, vai. 3 minuti a 75 rpm, ok? Per questi 3 minuti, quindi controllate bene la cadenza e che sia al target richiesto. E ovviamente rispetto al blocco precedente, la resistenza, la fatica la avvertiremo sicuramente a livello muscolare nelle nostre gambe, perché sentiamo che la cadenza per portare avanti questo blocco non è così agevole. Eccoci qua. Abbiamo un ospite. No, è caduto il telefono. Adesso lo recuperiamo. Però funziona lo stesso. Oggi tutta in salita. Eh sì, gli avevo dato proprio il nome ispirato un po' alle montagne dove troviamo alcune delle salite più belle. E siamo proprio nel mezzo di una salita. 3 minuti. Tre minuti fuori soglia a 75 rpm, salita ripida. Some guys get in front of me, can't believe I paid an entry fee, and I don't even got the energy to smile for a selfie, and I know that I should go home, but I'm still standing here. So beh, dai, siamo ancora tutti abbastanza vicini. Lo vedo, ma solo dai 2-3 secondi. Intanto ci avviciniamo alla seconda pausa. Ricordo, sono 3 salite. E recupero. Eh sì, questo è un allenamento proprio specifico, anche se molto breve, per allenare la salita. Però cominciamo già per 2 minuti, 3 minuti a dare quelle sensazioni, quegli stimoli, e poi a maggio, giugno dovremo essere in grado di sostenere per un'ora consecutiva. E così partiamo da piccole dosi, 2-3 minuti alla volta. Allora entriamo nel terzo e ultimo blocco della prima salita. 2 minuti, 70 rpm,
intensità circa 105% della FTP, quindi il limite estremo più alto della Z4, diciamo la zona di intensità che si sviluppa intorno alla soglia. Lo terremo per 2 minuti. E la difficoltà sarà poi di essere in grado di aumentare la cadenza alla fine dei 2 minuti e fare uno scatto di 30 secondi. Quindi un lavoro complicato di resistenza ma anche di tecnica, perché richiede capacità di cambiare notevolmente la cadenza oltre all'intensità. Dopo lo sistemo anch'io. Mancano 10 secondi. Cominciamo ad aumentare la cadenza. Dai, 100 RPM. 30 secondi. Teniamoli. Dai che ci siamo. Abbastanza. Dai. 3, 2, 1. Recupero. Che ci vuole tutto qui. Ecco. 3 minuti di recupero in Z1, 90 RPM. Così potete unirvi al nostro gruppo e allenarsi indoor con noi circa 3 volte la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, con lavori concettualmente diversi. Ogni volta il lunedì allenamenti. Lì c'è sicuramente un clima migliore in questi giorni rispetto a Milano. Recuperiamo bene qua, approfittiamo di questi 3 minuti tra una salita e l'altra, perché poi, come avete visto, all'interno della salita abbiamo solo 2 singoli minuti di recupero tra il primo e il secondo blocco, 1 minuto, e il secondo minuto tra il secondo e il terzo. Sì, hai visto? Anche io, solo per attivare la diretta, ho fatto cadere il cellulare. Ah, sì, quello di sicuro. Dai, 20 secondi
10 secondi. No, no, resisti. Ci siamo, 5 minuti, 90% di intensità. E rimaniamo su una cadenza elevata, circa 95 RPM. Quindi ce lo immaginiamo come un falso piano in leggera salita, dove posso comunque sviluppare ancora una buona velocità ad una cadenza elevata. Dai, che questo è il blocco più lungo da 5 minuti. Teniamo su. Sì, sì, perché abbiamo fatto insieme un allenamento ed è venuto a farci provare la sua nuova idea. Ha studiato insieme ad altri un prodotto che ci supporta nell'allenamento indoor. Ve lo faccio vedere, è questo qua. Quindi si mette davanti alla bicicletta, al ventilatore, l'appoggio per due borracce, per l'asciugamano, per l'iPad, il PC e tutto quello che serve in un allenamento indoor. Sì. Esatto, di stanza. E hanno iniziato adesso a commercializzarlo e poi lo si potrà acquistare anche tramite 360. Avremo anche noi, visto che siamo cultori e sostenitori dell'indoor cycling, un codice di sconto dedicato ai nostri clienti. Esatto. Ancora 2 minuti. Così. Non bastava il freddo che abbiamo qua a Milano e Interland. Anche oggi, pedalando su Zwift, abbiamo trovato la neve. Per chi non conosce Zwift, è una piattaforma individuale dove virtuale, dove si possono organizzare questi allenamenti di gruppo, in cui riesco a caricare agli atleti che seguiamo il workout del giorno. Così ognuno a casa sua, ma facciamo insieme tutti lo stesso allenamento. Un minuto. Dura, è riduttivo oggi, tutta salita. E per giunta è pieno di neve, quindi la strada sarà anche scivolosa. Adesso mi sfogo un po', parlo, così poi dopo, quando mi spengo, lo seguirà il mio collega Simone, che vi saluta. Ciao a tutti. In modo tale che io dopo
dopo possa dedicare tutto l'ossigeno ai muscoli e meno alla parola. Dai, recupero, un minuto. In effetti non era così male, avevo preso un po' di ossigeno. Quindi mi lasci la parte più difficile, dove devo... L'ultimo blocco, dai, quello dai. Più divertente, okay, da raccontare. Quello dove si sentono le emozioni più forti. Sì. Siamo per entrare nel secondo blocco. 3 minuti, leggermente fuori soglia, 102% della FTP, 75 RPM. Quindi a differenza della prima salita andiamo a fare un lavoro più muscolare. La cadenza è più bassa, il muscolo rimane contratto più a lungo in ogni pedalata. Sono scese le prime goccioline di sudore, devo dire che le prime sono scese quando tu mi hai dato il cambio, e quindi io sono semplicemente allenato. E adesso ho un po' di fiato, provo a portarvi avanti in questo blocco ancora per altri 2 minuti. Quindi, come diceva Paolo, il lavoro sarà muscolare, quindi la cadenza più bassa. Un minutino lo siamo già portati a casa, dai. Adesso si vede anche su Swift che sembra una salita con una pendenza altissima, come quello che sentiamo sul nostro ciclomulino lo vediamo anche lì alla fine, fa il nostro recupero. Intanto metà di questo blocco avete già portato a casa. Dai. Dai. Regolari, Cambi regolari. Ancora un minuto. Dai. 40 secondi e si recupera un minuto. Questa è la parte un po' più difficile. Ci siamo, sempre 75 RPM. Dai, ultimi 15 secondi. Siamo, vediamo già il nostro tra virgolette traguardo, meno di 10. Poi vi ricordo che sarebbe ottimo se continuassimo la nostra pedalata. Alleggerisce, più agile, le gambe girano più facilmente. Abbiamo solo un minutino per recuperare, poi andiamo all'ultimo blocco. Dai, che ti aspettiamo. E tra 40 secondi passerò la parola a Paolo, ovviamente. Sto scherzando. Ci sono. Sei, meno male. Intanto. Dai che ci siamo,
10 secondi e inizia l'ultimo blocco misto, 2 minuti di salita, 105%, 70 rpm, dai! Forza! Fuori soglia 2 minuti e poi come prima concludiamo con uno sprint. Andiamo con la cadenza. Dai, 70 rpm, ancora per 1 minuto e 30, forza! E andiamo su tutti assieme. 70 rpm per tutti e 2 minuti, né più né meno. Esatto. Non cambiamo il tipo di lavoro. Ancora un minuto. Dai, meno di 50 secondi. Tenete ancora questa target di 70, poi verso la fine dovremo essere pronti e scattanti per riportare sulla cadenza. Andiamo. 30 secondi, dai. Ancora 15. Prepariamoci, tra 10 si sale. Preparatevi già. Dai, su con la cadenza. 5. A 100 rpm, dai. Dai. 3 secondi. Recupero. Ok. Bravi. 2 blocchi su 3 andati. Sì, domani a dire la verità. Mi sa che non ce la faccio. Sì, di solito il target è quello, 2-8. 3-2, in base un po' agli esercizi, a quanta tecnica, i recuperi. Dai, ancora meno di 2 minuti di recupero e affrontiamo il terzo e ultimo blocco. Due se ne sono già andati, quindi gran bel blocco di lavoro della giornata, ce lo siamo già portati a casa, quindi vado a stringere un po' i denti in questo ultimo blocco, ma con, come dico sempre, no, io a dire la verità, quando faccio allenamenti così impegnativi preferisco mangiare, quindi alle 5 ho mangiato il solito piatto di riso integrale che mi sono cucinato ieri sera e ho stamattina riscaldato velocemente nel microonde, un frutto e un po' di proteine in polvere per dare completezza
al pasto, tenendo però la massima digeribilità. Quindi diciamo ho avuto quasi 2 ore di tempo. Esatto, così mangi come mangio io, ti metti il mio completo col gorilla e anche tu guadagni 10 watt. L'ho visto. Ci siamo, stiamo per iniziare il primo tratto della terza salita. Dai, 95 RPM, 90% di intensità. Io ho il body, mentre Simone ha il completo come il tuo. Sì, per il completino è molto esclusivo. Per averlo bisogna aver sudato almeno 10 litri di sudore con noi. Dai, sono 5 minuti al 90% a 95 RPM. Devo dire che ha tantissimo fiato, Justin. Poi cerchiamo di dire parola per scandire al meglio e avere un po' di fiato, ma devo dire che è molto allenata. Diglielo, Justin, veniamo ormai da 7-8 mesi di allenamenti in diretta, ci siamo fatti un allenamento anche a parlare sotto sforzo. Ragazza, sì, Barbara e Ilari, e te, siete tre. Si chiama Ilari, si è unita al gruppo da poche settimane. Sì, è lei. Dai, ancora poco più di 2 minuti di questo primo blocco. Teniamo su. Bravi, dai, veniamo sulla cadenza, che a questo punto so che è difficile perché le gambe sono un po' stanche. Dai, che mancano 10 minuti alla fine di tutto l'allenamento, i primi 50 sono volati. Ehi, volati. No, mi manca. Ultimo minuto di questa prima salita. Oh.
Dai, 30 secondi, recuperiamo un minuto. Dai, gli ultimi 20 secondi, poi abbiamo il nostro minuto tanto atteso di recupero. Dai, 5. Dai, che si è rifiata. In agilità. Un minuto facile. Rimaniamo concentrati. Respiriamo profondo, ossigeniamo bene polmoni, muscoli e prepariamoli per la seconda salita del terzo blocco. 3 minuti, 102%, 75 RPM. Sono gli ultimi. Sì, per il 2021 sarà Ride a farci le divise per i Gorilla e per Tri60. Sì, perché hanno veramente dei bei prodotti molto tecnici, ma nello stesso tempo anche molto confortevoli, che avvolgono al punto giusto senza costringere troppo o senza essere morbidi. Quindi ottima aderenza senza compressione eccessiva se non dove serve. Dai. E appena arrivano lo indosserai subito. Facciamo preparare una XXS. Sì, ma poi se sei allenato, un'ora di allenamento, anche se intenso, in poche ore lo smaltisci. Dai, 1 minuto e 20. Alla fine di questa seconda salita del terzo blocco. Il gorilla. Molto semplice. Ultimi 30 secondi e poi recuperiamo un minuto. No, secondo me perché avevano visto che arrivava il minuto di recupero ed erano contenti per noi. All
ormai non manca poi tanto, alla fine già 55 minuti li avete portati a casa, poi con la compagnia di Justin sicuramente è stato tutto più facile. Sì, ti sta salutando e ringraziando per la compagnia. Più che altro per avermi fatto tirare il fiato. No, ma capisco. E adesso mancano 10 secondi all'inizio dell'ultimo blocco, durante il quale Simone ci racconterà bene la struttura delle zone di allenamento. Mamma mia. Cavolo. Sto scherzando. Dai, 70 RPM, andiamo al 105%. Dai, che sono gli ultimi minuti in questa zona sopra soglia, comunque rispondendo alla domanda di Paolo, poi siamo a zona 5 nel caso interessasse saperlo. Poi avremo 30 secondi ancora più impegnativi. Dai, concentrati, respiri profondi. L'ultimo minuto. Due ore prima però. Riso, frutta, proteine in polvere. Certo. Dai. 30 secondi, ancora a bassa cadenza e poi lo sprint. Dai che ci siamo, quasi alla fine, vediamo lì avanti il traguardo. Dobbiamo soffrire un attimo adesso, poi avremo tutto il tempo per recuperare, non prendiamoci pause in questi pochi secondi. Dai, su con la cadenza, sali. Dai, 30 secondi di sprint. Tieni, tieni alta la cadenza, continua a respirare. Dai, 15, 10 secondi, dai, forza, 5, bravi, andata, un minuto e mezzo. Recupero. Oh, e approfittiamo per ringraziare tutti quelli che hanno pedalato con noi: Marco, Simone, Filippo, Enrico, Andrea, Ilari, Barbara, Francesco, Justin e tutti gli amici che ci hanno seguiti o su Zoom nel canale interno di 360 o attraverso la diretta di Justin. Grazie a tutti, ringrazio anch'io per la partecipazione, Justin per avermi aiutato a respirare e i momenti più difficili. Ah, non mi sei. Ti ringrazio per la compagnia, gli stimoli. Il fatto che parlando anche tu ci hai dato la possibilità di respirare. Una buona giornata a tutti. Grazie. Ci vediamo alla prossima pedalata.